Salve a tutti e benvenuti al quarto tutorial della serie su come creare un sistema di login in HTML e PHP. Eravamo arrivati qui, avevamo prelevato l'username e la password dal form in HTML che avevamo creato precedentemente e se l'username e la password erano entrambi non vuoti, effettuavamo la connessione al database, selezionavamo il nostro database e effettuavamo la query, cioè selezionavamo tutte le tabelle dalla tabella tutte le colonne della tabella users dove l'username era uguale all'username inserito dall'utente e la password uguale alla password inserita dall'utente. E con questa funzione calcolavamo il numero di righe restituite, quindi se le righe erano diverse da 0, allora l'accesso era effettuato con successo, altrimenti l'utente non esisteva. Inoltre, se l'username e la password, uno dei due o entrambi, sono vuoti, allora chiudevamo la sessione dicendo inserisci username e password. Allora, adesso vediamo di inserire qui un'altra query e poi effettuare una SQL injection. Io non so se injection sia giusto come termine, forse injection, però questo è un dubbio che non risolveremo mai. Mi connetto un attimo a localhost. Ovviamente io ho già avviato XAMPP. Ok, questa è la nostra pagina HTML. Quindi se io inserisco Jimmy, e qui ASD, io qui ho modificato l'input type della password da password a text per farvi vedere poi che cosa scrivo per effettuare una SQL injection. Voi potete anche lasciare password oppure mettete anche voi text per poter essere sicuri di inserire le cose corrette. Ad ogni modo, se inserisco Jimmy ASD, questo utente non esiste. Se inserisco, pare sia questa la password dell'utente che avevamo inserito, allora è abc123 l'accesso era effettuato. Ho anche fatto una modifica, qui avevo messo get però era post, l'ho messo get per fare delle prove su altre cose. Se metto get la query risulta nell'url, se metto post diciamo non risulta, quindi se metto così, no, anche così, vabbè. Ok, allora adesso qui andiamo a creare un'altra query in modo che se l'accesso è stato effettuato, fingiamo che questo sia un login per un admin che deve amministrare un sito, quindi lui effettua il login, inserisce le sue credenziali e poi vuole una tabella di tutti gli utenti presenti all'interno del database. Quindi selezioniamo username e password da users. Questa è la nostra query. E andiamo innanzitutto a calcolare il numero di righe restituite della query se è maggiore di 0 e se lo è. Creiamo un ciclo dove andiamo a estrapolare le righe restituite dalla query effettuata sul database e si usa la funzione MySQL fetch assoc, cioè restituisce un array associativo delle righe restituite, una riga per volta, e andiamo a inserire all'interno come parametro la query. Quindi questo while, poi possiamo andare a stampare così. Così la riga restituita andremo a stampare la colonna username più concateniamo, andiamo a stampare la colonna password. Ovviamente per chiarimenti potete cercare semplicemente questa funzione su Google e andare a vedere la documentazione. Spero di averla spiegata bene. La rispiego comunque, associa, crea, restituisce un array associativo della query, riga per riga,
e possiamo poi andare a selezionare le singole colonne della riga. In questo caso noi abbiamo selezionato due colonne, username e password, quindi tramite questa scrittura possiamo andare a stamparci riga per riga l'username e la password restituite. E andiamo anche a inserire un codice HTML per poterlo stampare, per poterlo stampare e andare a capo, stamparlo meglio, diciamo. Qui mettiamo un trattino, password, poi scriviamo la password e andiamo a chiudiamo il paragrafo e andiamo a capo con br. Quindi questo è per farvi vedere che si possono inserire anche tag HTML all'interno del codice PHP. Siamo a 5 minuti, va bene. Ok, andiamo a vedere se funziona. Metto Jimmy ABC123, che è uno degli utenti, dei due utenti che abbiamo inserito, quindi il login verrà effettuato con successo. E non stampa nulla. Va bene, metto un attimo in pausa e cerco di capire dov'è l'errore, così non perdiamo troppo tempo. Ok, allora, innanzitutto avevo dimenticato di eseguire la query sul database con il comando MySQL query, a cui passiamo la query che abbiamo creato e la inseriamo all'interno di una variabile che chiamiamo result, oppure possiamo fare direttamente così, mettiamo questo qui. E così abbiamo soltanto query, poi tutto il resto è uguale, e non avevo chiuso i doppi apici qui, quindi risultava errore. E adesso se rieffettuiamo il login ci stampa tutti gli utenti del database. Ok, quindi il punto è che se adesso riusciremo a bypassare il sistema di login, riusciremo ad avere accesso a tutte queste credenziali, e che è abbastanza grave. E dal momento che siamo a 7 minuti e 30, la SQL in action la vedremo nel prossimo tutorial, quindi rimanete connessi.